Buonasera, ben ritrovati come tutti i lunedì, l'appuntamento con Dilettanti per Dire. Insieme a noi non abbiamo, come avevo annunciato questa mattina su internet, Pier Guido Pissardo, bensì un Pier Guido Pissardo un pochettino più invecchiato, Roberto Cominoli, che ringrazio perché ho dovuto fare una chiamata in fretta e furia e ha dato la sua disponibilità. Insomma, grazie Roberto. Faccio la riserva, però Sì, riserva di di lusso. un allenatore, quindi va Riserva di bene. lusso. Eh beh, altro Insomma, che. Pissardo era malato, poi parleremo anche di un finale un po' turbolento, ci Ah raccontano un sì? po' le cronache ieri di Trino Baveno. Insieme a Roberto, Marco Mellano, pronto per giocarsi i playout domenica a Borgo Vercelli. Ciao Marco. Ciao a tutti, sono prontissimo, sono nato pronto, dunque. Com'è la situazione della squadra in vista di domenica? Situazione, ci alleniamo regolarmente questa settimana e poi andiamo a far battaglia. Contro una squadra, il Borgo Vercelli, lo diceva anche lo stesso mister e il direttore, che nel girone di ritorno ha fatto fatica, insomma era venuto qui proprio il mister ed erano a pochi punti dai playoff e poi ha avuto un'involuzione incredibile con una sola vittoria in 16 o 17 partite, no? Dove avete vinto non più tardi di 2 mesi fa a Borgo Vercelli 1-0 nel recupero, Ho visto. c'era Roberto C'era Cominoli Roberto, sì. a Ci vedere quella sarà partita. anche domenica, mi dicono. Ma Ci non lo so. O va a domenica o va a Busto Ho forse. qualche leggero dubbio, però per carità, se non ci sono, fai come se ci fossi. Quali sono i punti chiavi di questa partita, no? Ovviamente a 120esimo. I punti chiavi della partita. Sono gli Non so neanche io ammendicoli. quale dirti che possono essere, nel senso le partite di play-out sono partite sempre a sé, dunque è chiaro che bisognerà avere prima di tutto un po' di fortuna, un po' di bravura nell'affrontare la partita in un certo modo, una partita che potrebbe durare 120 minuti, ma potrebbe, teoricamente sia noi che loro speriamo duri 90 minuti, però. Andiamo a giocarcela, la differenza quale potrebbe essere? Loro hanno una squadra giovane, sul piano della corsa potrebbero essere un po' avvantaggiati, noi però 4-5 giocatori con un po' di esperienza l'abbiamo, in quelle partite lì potrebbero contare. Poi è vero tutto il contrario di tutto, quelle partite lì Tra sfuggono a l'altro, visto qualsiasi che pronostico. i tifosi stanno anche organizzando il pullman, quindi vi sosterranno nella trasferta di Borgo Vercelli perché Sì, ne hanno ma a veramente. Domodossola ci credono tutti, ci crediamo tutti. Poi bisogna vedere il responso del campo cosa dice. Roberto? Non lo so. Giochi fuori casa e sei obbligato a vincere. Secondo me la differenza la fanno gli attaccanti, ammesso che ce ne siano tanti e bravi nelle due squadre. Borgo Vercelli ce n'è uno forte che è Vergador, Ma insomma. su questo non si discute. La Juve Domo deve rispondere facendo giocare, se ha sei attaccanti, ammesso che li abbia, non credo che li abbia, sei attaccanti. Se ne avesse sei ne dovrebbe far giocare tre subito e tre durante la partita. Le sostituzioni dovrebbero essere quelle, ma non penso che tu abbia sei attaccanti. No, se attaccanti non li Comunque ci abbiamo. vuole gente che tiri dal limite e che faccia gol per te. La partita sarà brutta come tutte queste partite, Dei come ne ho viste, playout. ma figurati. Marco? Insomma. Partite inguardabili per certi aspetti, però se c'è il cuore, se ci Allora, sono questa è gli una settimana ammendicoli. particolare, magari per i bilanci, per qualche polemica, per qualche sassolino, ci sarà spazio dopo questa partita. Dopo. Sì, non ha senso. Sassolini, credo che il signore No, qui ma alla 370 sinistra ce li può avrà avere lui, ce li Sassoloni, possono avere. Ce li può avrà avere. delle cose così. Sì, no, ce li può avere lui, ce li possono avere anche Mica altri, solo cioè, lui, dipende da certo. questo, quindi non è il tempo adatto. È pronto a livello così mentale la squadra e l'ambiente per giocarsi Ma questa partita, chiedo. allora io qualche settimana fa parlando con i giocatori avevo preventivato che la nostra possibile Avversaria. situazione finale o avversaria poteva essere il Borgo Vercelli fuori casa e i giocatori mi sembravano tutti convinti che potevamo andare a giocarci questa partita con speranze di far bene. Dunque è chiaro che la squadra, ma è giusto anche che se avessi una squadra che in questo momento non ci crede, è inutile che prendiamo il pullman ad andare a Borgo Vercelli. Nel senso, come ti dicevo, a Domodossola ci credono tutti.
A me personalmente piacerebbe fare questo regalo soprattutto alla dottoressa Zariani, che ci ha messo impegno, entusiasmo e voglia in questa stagione, e dunque speriamo di riuscire a fargli questo regalo. Ti chiedo questo, un flash anche sulla Serie D prima di vederci l'angolo di Luca Spriano. Lo avevi detto, io e te non abbiamo sbagliato, perché io ogni tanto quando devo prendermi i meriti me li prendo. Non sbaglia mica mai lui. Ecco. Non sbagli mai tu. No, non è vero che lo sbaglio, quelli di Ostresa mi prendevano in giro, che ha detto che avrebbe vinto il Baveno, non ho mai detto che avrebbe vinto lo Stresa, e mi prendevano in giro nello spogliatoio simpaticamente. Io e Marco abbiamo sempre detto che il campionato di Serie D lo avrebbe vinto il Gozzano. A me non ha stupito. Su questo direi che non avete faticato molto, eh? Beh, insomma, vai a raccontarlo a chi c'era all'ultimo minuto allo stadio da Albertas domenica scorsa. Insomma, quella un po' di fatica c'è stata. È stata una domenica particolare. C'è stato domenica. Però diciamo che è il verdetto giusto, io dico questo. Sì, sì, sì. Marco e Roberto. Sì. Mi sembra di aver azzeccato anche qualche altro pronostico in quella sede, ma comunque... Anche quello della città di Verbania vi ha azzeccato. Due su tre. Roberto? Beh, il Gozzano, dopo i 45 punti del girone di ritorno dell'anno scorso, quest'anno si è presentato come una delle favorite. Io pensavo facesse un po' di più di quanto ha fatto la Pro Sesto, che ieri tra l'altro nella prima gara dei playoff ha perso fuori casa dal Como a Como. Quindi le favorite erano quelle. Io pensavo che anche la Pro Sesto, che ha società, che ha solidità, che ha terreno di calcio già pronto, eccetera, fosse in grado di combattere, non lo ha fatto. A proposito di terreno di calcio, no? C'è stato un vertice venerdì in comune, sì, tra l'amministrazione del sindaco Biscuola e la dirigenza del Gozzano. È uscito un comunicato, quindi ci atteniamo a questo comunicato, dove si è ribadito che si vuole lavorare in sinergia per cercare di rendere agibile lo stadio per la Serie C. Questa è una notizia che immagino abbia fatto felici i tifosi del Gozzano, anche noi indirettamente. Perché, insomma. Noi saremmo ancora più felici quando qualcuno dirà il preventivo per mettere a posto è di tot euro, il comune manderà avanti i lavori, il Gozzano aiuterà a pagarli, ci vorranno 3 mesi di tempo, nel frattempo si sta fuori, però che so, a dicembre del 2018 si gioca a Gozzano. Quando sentirò queste cose, come tu sai, io applaudirò moltissimo, perché... Però c'è un atto politico di un'amministrazione che ha detto, certamente, fatto un comunicato non ufficiale, non è che stiamo parlando delle chiacchiere al bar tra me, te, Mellano... Però c'è stato anche un comunicato precedente o comunque delle dichiarazioni precedenti del sindaco che ha detto non c'è una lira. Mi attengo. E io mi spavento quando sento queste cose. Ho capito, mi attengo al comunicato. Non cosa fatto dice? Il comunicato. Che hanno dei comunicato, soldi. Il comunicato dice si lavorerà in sinergia per perfetto giocare allo stadio d'Albertas. Comunicato dell'amministrazione comunale, non di Mellano. No, quando quando c'è comunicato, Roberto. Ma sì, ma quando il comune dirà, dopo questo comunicato, ragazzi, vi confermiamo che spenderemo tot euro per mettere a posto il campo, io sarò un po' più contento. Ho quasi l'impressione che qualcuno non voglia che Gozzano giochi a Gozzano. Stai a scherzare? No, non tu, ma in generale, cioè, se c'è un comunicato che dice tra 3 mesi, se quel certamente comunicato sarà smentito, dirai al sindaco, scusi sindaco, ma ha fatto un comunicato... Non ha fatto cifre, quindi ti risponderà così. No, cosa gli vuoi dire? C'è un comunicato ufficiale, non è che stiamo parlando del sesso degli angeli, c'è un comunicato ufficiale di un'amministrazione. Ma sì, ma è politica. È politica, dai. No, la politica solitamente dice faremo di tutto, vediamo, non sappiamo. Lì, 4 righe dove c'è scritto si lavora in sinergia per giocare allo stadio d'Albertas. Certo. Non è che c'è scritto forse, magari, vediamo. C'è scritto quello. Poi se volete leggere altre cose... No, io non cose, voglio leggere niente. Generale, vorrei, se volete leggere altre cose... Vorrei vedere cose. Qualche cifra, ecco, adesso è ora di cominciare a parlare di cifre. Le cifre, anche qui, tu non hai visto evidentemente la trasmissione di un discorso... No, non l'ho visto. C'era il direttore sportivo del Gozzano che ha detto che un primo preventivo per dei lavori fatti era di circa 200-250 mila euro. Perché l'illuminazione il primo anno è in deroga, la cifra era 200-250 mila euro, non l'ho detto io, sono cifre ufficiali, quindi le cifre sono uscite. Non è se questa è la cifra sufficiente per mettere a posto lo stadio, penso che si può fare. Marco? Io trovo una cosa, che Roberto
invecchiando diventa sempre più polemico invece ma che tranquillizzarsi. Ma non è mica polemica, è che non mi fido dei sindaci. Cerca sempre il pelo nell'uovo. Io invece dico che Gozzano, se decide di fare questo passo qua, giocherà certo. Gozzano. Che bello. E di qua a quando farà la prima partita in Serie C in Coppa Italia, ci saranno mille problemi. Che però l'entusiasmo, la voglia di tutti sicuramente li aiuterà a superare tutte queste cose qua. Dunque, io dico che il Gozzano al più presto giocherà sul suo campo in Lega Pro. Poi, sono anche io credo così, perché ho sentito anche il presidente ma certo, e patrono Alberto Alesino. A volte in questi frangenti qua ti viene voglia di rinunciare, perché... Ti fermo, io non voglio fare il polemico, non lo faccio col Gozzano. Ti ripeto una cosa che dico da ormai dal 1989. A Omegna, tutte le amministrazioni che si sono succedute dall'89 a oggi, siamo nel 2018. C'è un'enorme differenza. Scusami. Non hanno mai previsto nemmeno di mettere la tribuna. Posso farti una domanda? E io che è chiusa da quegli anni. Ma posso dire una cosa a discapito di... Ecco perché non mi fido dei politici. Mi arrabbio in questo senso. Tu parli giustamente di una tribuna. C'è un'enorme differenza. Qui c'è una squadra, una proprietà. Non che la società non lo sia solido, però c'è una Stai proprietà. Attento a quel che dici. No, c'è una proprietà solida da 15 anni oramai, la fa sì, a Gozzano. 13, mi pare. 13 anni. Sarebbero dei folli a Gozzano se si lasciassero sfuggire una simile proprietà. Questo per dirti che mi sembra, correggimi se sbaglio, dall'89 al 2018 siamo, 2018, sì. non mi sembra che Lomegna abbia mai avuto delle squadre in Serie D o che si parlasse di Lega Pro. Magari ce l'ha avuto in altri sport e lì non si è mai parlato di un palazzetto, e lasciamo stare il perché, no? Vedi? No, lì sì che si doveva fare un palazzetto. Vedi? Magari qualcuno gli venire l'idea, ma perché ma non facciamo neanche un per sogno. No, neanche per sogno. Ma figurati. Ti sto dicendo che parli di una tribuna. Da tribuno, parla un po' del campo. Parli del campo. Stanno parlando in questi giorni dell'illuminazione, ha fatto la Serie C. L'illuminazione è fatta, 200.000 euro. È fatta dopo 40 anni. Ho capito, dicendo che la differenza tra Omegna e Gozzano è che Omegna in 30 anni non ha mai avuto una società, una squadra che facesse la Serie D e andasse in Lega Pro. Il Gozzano ha avuto una società che negli ultimi 10 anni ha fatto 4, negli ultimi 6 anni, 4 anni di Serie D, ha vinto il campionato. C'è una differenza enorme. Sì, enorme. Tu però non c'eri negli anni 73, 74, 75, 76, discorso. 77 e discorso. 78, quando Lomegna vinceva o spareggiava, perdeva, poi vinceva, poi andava in C, e le risposte dei politici di Lomegna di quei tempi erano: ti è piaciuto andare su Mimmo Cane o chi per esso? Bravo Roberto. Noi siamo di sinistra, siamo del PC e non ti diamo una lira. Ma Roberto, queste sono altre cose. Queste discorsi. Sono le verità. No, sono verità. Se qualcuno vuol negarlo. No. Sono verità, però negli anni 70. Non perché io sono anti-PC, no, ci è ben chiaro. Roberto, ecco, ti sto dicendo che c'era un'amministrazione di sinistra. In quel caso lì, certo che dovevano essere fatti. Vedi, e non è stato fatto niente. Quello, ma negli anni 90 è difficile mettere 200, 300, 400, 500 mila euro in un campo o per uno stadio con una squadra che sta in promozione e poi due o tre anni in eccellenza. È questa la differenza, ti sto dicendo. Mi sembra che un po' di Sesso degli Angeli state parlando. Mica tanto. Sesso degli Angeli, che sono milioni di euro se si facevano prima, che adesso varrebbero capito, milioni Roberto, di però euro. Sono discorsi... Lo so. Potremmo fare la trasmissione, la facciamo. No, per carità. Rimane Gaburro, secondo voi? Io ho paura di no. Tu dici di no? Però un buon allenatore, lo dico subito così. Marco? Non ho un'idea in merito. Allora, ieri è retrocesso invece il Varese. Sì. L'angolo di Luca Spriano. Buonasera, ben ritrovati. Spazio della Serie D questa settimana interamente dedicato al Varese, che ieri ha disputato e perso il play-out con l'Oltrepò Voghera. Dunque Varese che sul campo retrocede in eccellenza. Uno smacco dolorosissimo per il club, per i colori biancorossi. L'ultimo atto si è consumato appunto ieri a Voghera. Il Varese doveva vincere nei 120 minuti per potersi salvare, invece ha perso nei 90 più recupero per 2-0. Una sconfitta, un dramma sportivo che chiude il cerchio di una stagione assurda, paradossale, lacerata
dal dissesto economico di un club che, rifondato soltanto 3 anni fa sulle ceneri del fallimento post Serie B, ha dimostrato nei fatti di non aver imparato minimamente la lezione precedente. Da dicembre, di fatto, la società non è più esistita, la ricerca di una nuova proprietà che si accollasse il debito è proseguita sotto una pioggia di dichiarazioni, parole, rassicurazioni, ma nei fatti non è mai accaduto nulla di concreto, senza risultati dunque. E la squadra, complice questa crisi economica, questo momento clamorosamente negativo e il comprensibile fuggi-fuggi di giocatori, è uscita dal mercato invernale impoverita, depauperata, notevolmente indebolita, di cui anche la flessione evidente, drastica in classifica, che ha poi portato al play-out e quindi alla retrocessione. Stando a quanto dichiarato da Fabrizio Berni, l'imprenditore emiliano che starebbe cercando di valutare l'acquisizione del club, sta dialogando con i creditori per ridurre il debito, stesso supererebbe ampiamente il 1 milione di euro, un passivo accumulato, pensate, in un anno di eccellenza e in 2 di Serie D. Evidentemente qualcosa non torna. E dire che l'estate scorsa, all'inizio della stagione che ha poi portato a questa retrocessione, chi comandava il Varese ha chiesto il ripescaggio in Serie C. Una barzelletta, se non si trattasse di un dramma sportivo. Purtroppo questa però è la realtà del Varese, una realtà sconfortante, che potrebbe anche, il rischio è ancora molto alto, sfociare nel fallimento vero e proprio della società. Alla prossima settimana. Roberto, un commento alle parole di Luca, anche te Marco, anche tu Marco, e un commento alla situazione varese. Dunque, vado avanti io. Nel giro di una settimana o di 15 giorni il disavanzo di cui si parlava è passato da circa 500-550 mila euro a più di 1 milione di euro. Io non riesco a capire come sia possibile, però per carità sarà anche vero e non metto assolutamente in dubbio niente. È chiaro che la situazione a Varese è davvero tragica. Per la prima volta comunque la squadra, proprio per effetto anche della carenza di denaro, è retrocessa sul campo in eccellenza. Le altre volte era scomparsa e poi presa in eccellenza per fallimenti. Questa volta prima va in eccellenza sul campo e forse poi fallisce. Marco? Il che è tutto dire. Io dico che l'agonia è lunga, ma la morte è certa. Ecco. Nel senso, non penso che ci siano soluzioni. Sì, bisogna sempre capire se poi uno è a favore dell'eutanasia o no. Sì, però ti dico, faccio fatica comunque a capire perché venerdì è stato esonerato un allenatore a 2 giorni da un play-out con una situazione societaria in un certo modo. Però oggi le comiche, possiamo dirlo. Sì, io dico solo che non lo so, anche a me piacerebbe trovare qualcuno che mi fa fare 1 milione di euro di debiti. se queste sono le cifre, qualcuno gli avrà permesso di fare questi. Ah, sicuro. Questi debiti. Se li facciamo io e te ci vengono a chiamare dopo due anche mesi. Anche Perugia ha cambiato allenatore dopo l'1-1 col Novara. Questo è vero. All'ultima giornata. Questo è vero. Sì, è una scelta un po' anche. Ci sono spiegazioni anche a questo? A questo non lo so perché non conosco la situazione del Perugia. Però quella del Varese. Quella del Varese la so di riflesso, però dico che un giorno prima di un play-out qualsiasi colpe potesse avere 3 soldi... Mi sembra comunque illogico, dunque. Cioè, rischia che Melano magari lo cambiano tra 2 giorni, Roberto, prima del play-out con Borgo Vercelli. Però te, insomma, non devi andare a accendere il fuoco. Cioè, non fagli venire in mente cose. Magari nessuno ha in mente. Allora, a proposito dei fuochi, tu hai visto ieri la partita, no? Ci sono le immagini relative alla vittoria importantissima del Baveno, che ha vinto 3-1 sul campo del Trino, dopo aver battuto la Biellese nella partita di semifinale. Insomma, questo è il gol di Cabrini, autore di una doppietta con un errore evidente da parte di Pomat. Un Baveno che nell'ultimo mese e mezzo è diventato, Marco e Roberto, la squadra che tutti pensavano fosse, nel senso che
Dunque io ho visto le due partite che hanno... Scusami, 7 vittorie consecutive, sì, sì, certo. E finale, playoff vinta, e ora... bastava che non ne facesse una di quelle e non ci arrivava. Certo. Andrà alla fase, tanto gran gol di Reto Colombo, questo su posizione. Dicevo, andrà alla fase successiva affrontando il Busto 81. Stavo dicendo, io ho visto le due partite precedenti a questa, ovvero il Baveno che ha vinto in casa il suo playoff e il Trino che ha vinto in casa il suo giovedì. Ho visto una mercoledì e una giovedì. E dopo averle viste entrambe, un pochino l'ho pensato che il Baveno ce la potesse fare. Perché il Trino, che meritava di andare in gol nei 90 minuti contro la Roce, non c'è andato perché ha sbagliato molto, e si è portata ai supplementari ed ha faticato, ha corso finché poi ha fatto sto gol che serviva o non serviva, perché al limite bastava anche il pareggio. Le 24 ore di vantaggio e il fatto di aver dovuto di svantaggio e il fatto di aver dovuto giocare anche i supplementari giovedì forse hanno inciso, non lo so perché la partita non l'ho vista. Vediamola. Marco, non sono d'accordo con Roberto, nel senso che il Trino ieri, non me ne voglia nessuno, è stato penalizzato dal portiere. Dall'errore. Sicuramente, i portieri sbagliano, dunque certo. Ci sta anche, però il primo e il terzo gol non mi sembra che il portiere abbia dato una mano al Trino. Il Baveno è una squadra che, vista già contro la Biellese e vista ieri a Trino, al di là dei gol ne poteva segnare altri 2 o 3, le immagini parlano chiaro. Del sì, beh, adesso 2 o 3 mi sembrano tanti comunque. Tu l'hai vista, no? Sì. Sto vedendo il Baveno è una squadra che in questo momento ha un giocatore che fa differenza e che sta bene fisicamente, per quello che ho visto io ieri e l'altra sera. L'altra sera dicevo che poteva essere collegato al fatto che giocando di sera... Invece ieri il Baveno ha avuto una prestazione atletica. Ha un buon preparatore il Baveno. Ma adesso, al di là, magari anche soltanto, io sono qua a sottolineare una prestazione atletica in un certo modo, ma magari è soltanto questione di testa in un certo modo. E il Trino ha preso il primo gol, mi sembrava rassegnato al suo destino. Il Baveno mi sembra che in questi ultimi 2 mesi sia stato un pelino più sereno di quello che mi dicono sia stata l'ultima situazione di Trino. E dunque questo, e poi magari in queste partite fanno differenza. Poi gli episodi, un gol obiettivamente regalato dal portiere, un gran gol di Leto Colombo, 2-0, poi partita ammazza cambia. Un elefante. È chiaro che, scherzando con Pissarro, io dicevo, fino a 2 mesi fa il Baveno insieme al Verbagna era la grande delusione, no, della stagione. Forse anche la squadra Valdostana, allora, un po'. Fino a 2 mesi fa erano il Baveno e il Verbagna. Negli ultimi 2 mesi la delusione del campionato è diventato il Pondonnaz, perché non ha centrato i playoff. Però allora, quando uno dà un giudizio, non è che dà il giudizio, attenti, stiamo qui a raccontarci le favole di Gianni Rodari, facciamo una trasmissione su Gianni Rodari. Belle però. Certo, però i giudizi si danno in quel, riferite illo tempore, in quel tempo. Non è che 2 mesi fa il Baveno era la delusione del campionato. Si dice hic et nunc. Qui, bravo. E adesso. Illo tempore anche, in quel tempo. Vedi che roba. Vedi qua, impari. Ogni tanto, certo. Ogni tanto qualche reminiscenza della mia vita. Però devo aggiungere qualcosa, fermati. Però scusami se finisco. 2 mesi fa erano così. Sì. Adesso, dopo 2 mesi, ha vinto 7 partite. È chiaro che il bilancio tende ad essere positivo, più che positivo. Ha eguagliato il miglior risultato della sua storia, perché aveva giocato la stessa partita con Villa Dalmè 3 anni fa. Sì. Beh, però... Allora, il Baveno da inizio stagione è comunque una buona squadra, certo. Ha un buon organico, certo, poi è passato un periodo dove... 2 mesi fa era una stagione da 5, 4 e mezzo, adesso se dobbiamo dare il voto finale... comunque 6 e mezzo, 7. No, beh dai, anche 7 e mezzo. 7 perché è arrivata ai play. 7 e mezzo. Se fai la media 4 e mezzo e 8...
No, ma capito, perché però voi, voi date già per scontato che il cammino del Baveno finisca qua? Anzi, secondo me con vento in poppa e poi è una squadra... In questo momento qua, per il Busto 81... È la peggiore avversaria. È la peggiore avversaria, ma il Busto è fermo da 2-3 sì, settimane. Bravo, bravo. E non gli fa bene sicuramente, no, non è un vantaggio quello. No, no, Baveno, no, no, io al contrario, secondo me il Baveno... Però non so, magari... Secondo me il Baveno è sotto sotto stuzzicato anche dal fatto che lo Stresa è stato promosso. Io vi dico che posso se... aggiungere una cosa, me la fate dire o non me la fate dire? Prima finisco io, poi magari no, la ma facciamo dire. È una cosa importante. Allora, vai. Vado. Da cosa c'è? Mi risulta che qualche giocatore del Baveno non abbia ricevuto i rimborsi spese negli ultimi mesi. Uno di questi dovrebbe essere Luca Cabrini. Io non ho nessuna difficoltà a dirlo qui perché mi è stato detto. Poi se i dirigenti del Baveno mi smentiscono domani, per me va benissimo, sono mica soldi miei, sono rimborsi spese dei giocatori. Beh, ma queste volevo sono situazioni... dire questo, guarda com'è bravo sto ragazzo, se è vero che non ha preso i soldi degli ultimi 3 o 4 mesi, gli ha fatto 2 gol l'altro giorno e al 2 li ha fatti ieri. Beh, sì, però, magari però, li segna anche sperando di recuperare. Però io non, questo non lo sappiamo. Sono battute, no, battute, no, no, solo battute, però tu hai detto delle cose, hai detto... Ah, fatto una... ecco, hai detto io, no, devo sempre farla io la figura. No, 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 lo dici a me che mi hanno fatto silenzi stampa quando qualcuno... Ho fatto casino col presidente dell'Omegna... Che poi tra l'altro pare che abbiano mandato a casa anche Erbetta dall'Omegna dopo quella discussione. Ok, allora, ripeto sempre la differenza. Sul si dice le chiacchiere, purtroppo, non è che possiamo assumerci le responsabilità. Beh, io vedo che Luca Cabrini è ancora lì e sta facendo la differenza. Sta facendo la differenza. No, stavo dunque, dicendo, la differenza su come vengono... loro... Marco, la differenza su come vengono trattati certi argomenti è però quando c'era... No, la differenza è una sola, quando ci sono delle dichiarazioni, l'ho detto un mese fa, dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, quando c'era Federetti qua 2-3 settimane fa, gliel'ho ripetuto, se la Virtus Verbania non si era allenata con un comunicato ufficiale 3 anni fa dei giocatori, è ovvio che era una notizia, ma se Pinco Pallo non prende i soldi, non prende il rimborso, certo, è tagliato il rimborso, io non lo posso sapere, Roberto non lo può sapere, Marco Mellano lo può sapere perché magari è capitato anche a lui in maniera... Però è sufficiente che i giocatori interessati, ammesso che siano uno più di uno, scrivano su un pezzo di carta queste cose, lo portano qui e la cosa è risolta non per loro e neanche per noi. Io però, cioè, cosa c'è di male? Io però ma questo è un discorso però generale. Roberto ti dico una cosa, dal di fuori... Se io, giocatore di una società, devo percepire un rimborso X e mi viene detto non te lo diamo più o non te ne diamo un terzo o te ne diamo... Prendo e vado a casa. Esatto, se lui è ancora lì è perché avrà raggiunto degli accordi con la società piuttosto che... Poi quello, sia, abbiamo discusso una sera in pizzeria... e abbiamo delle posizioni differenti perché io ripeto sempre le stesse anch'io. Ripeto sempre le stesse cose che sono queste, qui ci sono dei contratti dei contratti un pochettino sui generis, no, dei dilettanti sono solo rimborsi spese, bravo, e poi ci sono degli accordi sui generis che non stiamo qui a dire in televisione che non mi sembra il caso, però succede che magari una società dica a un giocatore non hai giocato 3 mesi, veniamoci incontro. Ah, questo sì. Questo magari sì. Nel caso di Cabrini, mi sembra che Cabrini adesso fa la differenza, ma all'inizio dell'anno... Certamente, Roberto, certamente. Bisogna anche dire le cose. Ma per Luca, carità. Per i quali io stravedo, perché secondo me è il giocatore più forte dell'eccellenza, se sta bene, magari all'inizio dell'anno ha saltato delle partite non per dei problemi fisici. Qualcuno ha messo in dubbio queste cose? No. Tu hai detto non ha preso dei rimborsi. A me risulta, però. Io ti sto dicendo, a me risulta, è diverso dall'essere così. Perché sono bravo. Perché sono bravo. Perché sei bravo cosa? A me risulta. A te risulta. Io ti sto dicendo che a me risultano anche altre cose. Certo. Sicuro. Magari anche qualche altro giocatore. E anche no, altre cose. No, altre e anche altre situazioni. Allora, io per tagliare la testa al toro vi dico questo. Che io ieri in tribuna ho visto un Raffaele Ranchini molto, molto euforico, che urlava premio doppio per tutti, comunque vorrà dire che no, scherzo, questo non dire queste cose. Questo ovviamente è una battuta la mia, però comunque ho visto chi c'era lì fuori del Baveno, ovviamente. Faccio una domanda, no, perché ma non c'è stato casino a fine partita?
Mandetta, sì, un po' di tensione c'è stata. No, dico, se tu ma quelle partite lì la tensione c'è sempre, Roberto. In passato, nei sottopassaggi, capitavano tante cose che adesso, vabbè, per fortuna non c'è il sottopassaggio. Ma perché per fortuna non succedono più? A volte di una partita, no, la ma nei tensione, sottopassaggi è meglio di no. Poi basta chiarirsi, quando si va via dal campo... Ma tu sei amici. Troppo buono, tu sei troppo buono, Milano. Ti fanno la polenta sulla schiena e tu la mangi anche. Non è così il calcio. Il calcio è fatto di tradimenti, di coltellate ma nella certo, schiena, ma è fatto di tante porcate cose. Malfatte nei ma confronti fatto dei anche giocatori magari e dei di qualche tu la vedi botta sempre di bella, troppo tranquillo. che vola nei sottopassaggi o nei corridoi. Ah, quella l'hai vista, sì. E finisce, poi tutto deve finire lì. Certo. Stavo facendo l'esempio di una macchina. Se tu compri una macchina e ti aspetti che la macchina ti faccia 100.000 km e te ne fa 30 o 40.000, ti arrabbi col concessionario. Certo, ti arrabbi, trovi, e il concessionario mi dice: cavolo, in effetti tagliando non lo paghi. Ma bisogna sempre guardare. No, ma io non sto discutendo del caso singolo. Torno al discorso fatto. L'esempio del caso singolo. Roberto, torno al beh, perché ha fatto 4 gol nelle ultime due partite? Roberto, mi tocca fare l'avvocato. Questo è il caso visto singolo. Parliamo di campo e di calcio o di rimborsi? Bravo, no, perché secondo te, se non dai rimborsi ai giocatori, giochi le partite? No, questo no, per carità. Secondo te, se ti mandavano via i 4 ragazzini che ti volevano mandare via o che pare volessero mandarti via, tu eri contento? Beh, questo no. Tanto però, per stare nel tema. Chi però, erano le squadre, ragazzini? Tu non preoccupi. Cioè, però... quando adesso, però? 3 o 4 settimane fa. 3 o 4 settimane fa. Vabbè, ho sbagliato, non è vero. Va bene. No, non è vero. Avevo detto che doveva essere una settimana tranquilla in casa di non accendere. Tranquilla cosa. Ho capito, vanno a giocare uno spareggio. Ma si può sempre far così, ma non lo so io. Adesso non è il caso della Juventus Domo, sia ben chiaro. Questa non è sicuramente è una battuta, il caso della Juventus Domo. È davvero una battuta però, questa. Però ti dico, è chiaro che il rimborso fa parte di una stagione di una società. È programmato prima, no? Che aiuta i risultati sul campo o non aiuta. Però non lo so, io non me la sento di dire che se Luca Cabrini è ancora lì o altri giocatori sono ancora lì è perché sono contenti di essere lì in questo momento qua. Ma è lodevolissima la cosa. Poi, allora io ti ripeto, il mio intervento è che devo fare l'avvocato del Baveno, perché giustamente Baveno non è rappresentato, ma non preoccupare che se ci sono motivi di dirmelo me lo diranno senza problemi. Sì, no, capito, però il messaggio che deve passare è che io devo fare l'avvocato del diavolo del Baveno, sì, l'avvocato del certo, Baveno, certo. Nei tuoi confronti che hai detto delle cose e quindi devo cercare di restare. Guai a dirle? No, guai a dirle. Guai a dirle, viene giù il mondo, No, non è che quello venga non giù. Paga, quell'altro non paga, quello rinvia, quello ritarda, perché poi saranno tutti pagati regolarmente, lo dico qui ufficialmente. Beh, ma tutta l'Italia tutti ritarda i pagamenti anche nelle aziende. Saranno pagati regolarmente quelli del Città di Verbania, quelli dell'Omegna, quelli del Baveno e anche di tante, troppe società che alla fine dell'anno non danno più rimborsi spese ai giocatori e alcune anche agli allenatori. Lo so. E se qualcuno vuol venire a smentirmi, venga pure. A proposito di allenatore, prima pure. Di andare in pubblicità e poi far vedere le immagini. Lo sai chi sarà il prossimo allenatore del Fiorenzuola? No, dimmelo. Quello che non è andato ai play-off in eccellenza quest'anno. Brando. Lo davano a Trino, sai? Ma Trino... Brando va a Fiorenzuola? La buttiamo lì. No. Non ho notizie in merito. Io dicevo che Brando... Peccato. Chi sarà il prossimo... Chi sarà che strano prossimo... che non le sai tu che queste cose Roberto, le sai sempre. Chi sarà il prossimo allenatore, ammesso che sia un prossimo, che non ci sia, conferma di Firino che comunque ha fatto bene, per esempio a Verbania, secondo te? Ah, non lo so. Non lo sai? Quest'anno con Verbania... Ancora presto, mentre possiamo dire che lo Stresa ha confermato Galeazzi, ha confermato Non ho parlato con nessuno Verbania quest'anno perché sono ancora incavolato dell'anno scorso. Quindi. Hai fatto anche un po' di responsabilità, ce l'hai anche tu della retrocessione. Ah, ce l'ho anch'io. La squadra un pochettino hai contribuito a farla. Adesso sono colpevole anche di quella, anche quella mi vuoi tirare secondo dietro? Secondo me sì, un pochettino sì. Puttana. Dunque, facciamo così. Ce non andiamo farmi poi, dire parole. Ce ne andiamo in pubblicità e poi... Calcio poi giocato. Stai pronto che stasera suonano i telefoni. Mamma mia, pubblicità, va così almeno lo fermiamo un attimo. Euro al dunque, mese, io questo mentre Cominori durante la pubblicità è andato avanti a regalare magie, c'è un altro spunto polemico. Ah sì? Qual è ancora? Allora, ieri in promozione... Talarico tu dici? No, non Talarico. È già vecchia questa. No, quella lì infatti già vecchia, è stato comunicato passata. di risposta. C'è stata la presenza di Fenoglietti qui la scorsa settimana. Tra l'altro, dopo che è venuto qui Sala,
esonerato Sala. Fenoglietti, Fenoglietti, adesso Fenoglietti ha dato le dimissioni. Sì. Terzo sono io e lui, adesso terzo, meglio se lui. Mi sa che toccherà a te, a me chi vuoi che mi dica. Magari io le dimissioni non le do. Io magari ho già 10 richieste di società. Ah, questo per carità. Uno. Gli allenatori bravi in questo periodo hanno sempre richieste. Hai ragione. Allora, ci vediamo, Roberto, se ci vediamo la classifica. Ma cos'è sta polemica? Adesso te la faccio sentire. Prima ti faccio vedere le immagini relative a Omegnaoleggio, le interviste, e poi l'intervista di Pino Gallo. Opla. Decisamente polemica. Allora, prima le immagini della partita di Omegnaoleggio. Cominciamo, di solito facciamo in ordine di classifica, però la partita più importante della domenica ieri era quella. Le altre erano già destinate con sì, è vero. Sicure. Vediamo allora Omegnaoleggio come è maturato questo 2-2. È 2-2 tra Omegna e Oleggio che pareggiano al termine di un match vivace e che si ritroveranno di fronte nel primo turno dei playoff domenica prossima. Il pomeriggio alla Liberazione comincia con il presidente della delegazione del VCO, Ruggero Baraggia, che consegna alla formazione Juniores Rossonera il premio per la vittoria nel campionato provinciale di categoria. La prima occasione gol, una volta iniziata la partita, è per l'Oleggio, che al quinto si avvicina al vantaggio con Stefanazzi. All'ottavo Stefanazzi serve Vacirca con Borella che respinge con una mano. Il gol è nell'aria e arriva al nono con Vacirca che sorprende la retroguardia di casa direttamente dalla bandierina. Montani, appostato sul palo, non allontana il pallone e beffa di fatto Borella. Al decimo, risposta omegnese con una punizione di Perini respinta da Gross. L'Oleggio gioca bene, diverte e si diverte e al 25esimo Stefanazzi mette in mostra le sue qualità. Sombrero su un avversario e rovesciata che si perde a lato di poco. Sempre e solo Oleggio e alla mezz'ora Diana vede la sua conclusione da fuori area sbattere sulla parte alta della traversa. Dopo tante occasioni fallite, l'Oleggio subisce il pareggio al 34esimo. Elka, dalla destra, colpisce la traversa con un tiro a cross. La palla resta in possesso dell'Omegna e Baldo, con un rasoterra preciso dal limite dell'area, batte Gross. L'1-1 rivitalizza l'Omegna che al 40esimo sfiora il vantaggio. Cross di Pastorelli dalla destra, torre di Montani per Elka, che viene murato da Sironi. Gara che resta godibile anche nella ripresa e al 12esimo Stefanazzi fugge verso la porta di Borella che gli chiude lo specchio con una perfetta uscita bassa. Al 27esimo Elka crossa dalla sinistra per la testa di Cabrini che appoggia tra le braccia di Gross. L'Oleggio torna in vantaggio al 32esimo, Vacirca crossa dalla sinistra per la testa di Ardizzoia che gioca di sponda per Maio che incrocia secco palo dove Borella non ci può arrivare. Finale con il forcing dell'Omegna al 35esimo cross velenoso di Elka che attraversa tutta l'area con Comparoli che non arriva in tempo per spingere in rete. I rossoneri chiedono un rigore al 39esimo quando Elka viene atterrato in area da due difensori. Al 90esimo esatto ecco il gol del meritato 2-2. Palla filtrante per Elka che dribbla anche il portiere e fa arrivare la palla a Job. È il capitano rossonero che spinge di forza la palla in rete che vale il playoff. Dunque abbiamo visto le immagini prima delle interviste e poi ripeto delle dichiarazioni al vetriolo di Pino Gallo. Volevi sottolineare una cosa sull'allenatore dell'Oleggio, no Marco? Sì, no, ma non è che volevo sottolineare, io penso che l'allenatore che ha l'Oleggio sia uno degli allenatori più bravi di queste categorie qua. Dunque io ci ho giocato contro qualche volta, l'ho visto giocare, l'ho visto, mi sembra, il mio parere è questo. Poi sì, sono d'accordo, tra l'altro persona gentilissima, educatissima, esatto, umilissima, ma che sa fare il suo lavoro. A Sesto con una squadra di giovani aveva fatto non bene, molto bene. È vero, mi ricordo. Sì, no, anche ieri io l'ho visto durante la partita, insomma, guida la squadra, poi una brava persona, sono d'accordo. Le interviste e poi Pino Gallo. A lei. 2-2 Omegna-Oleggio. Oleggio-Omegna si ritroveranno per il primo turno playoff. Sì, diciamo che è stata una partita combattuta, sinceramente chi l'ha vista almeno può dire che c'è stata una correttezza da ambedue le società per giocarla. Poi insomma, ci ritroveremo settimana prossima in una partita decisiva, insomma, i playoff è un obiettivo che a inizio stagione tutti cercavano, tutti attendevano.
a metà campionato, come sempre sostenuto, era difficile arrivarci visto la corsa della città di Verbania e dell'Accademia. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ci scontreremo con l'Omegna, sarà una bella battaglia. Speriamo sia una bella partita come oggi e magari che l'Olegio riesca a vincere, visto che stava vincendo fino alla fine, poi purtroppo un episodio ci ha un po' condannato. Tra l'altro, come hai giustamente sottolineato, i play-off si disputeranno, gran parte del merito va proprio all'Olegio. Oggi si è vista una bella partita, si può pensare di vedere, visto che la posta in palio anche oggi era comunque importante, un'altra bella partita così tra due belle squadre che hanno in effetti onorato il campionato? Allora, sono sincero, l'Olegio come l'Omegna ha fatto una grande cavalcata, sicuramente sarà una bella partita come oggi, perché c'è solo un piccolo rammarico in casa nostra, delle occasioni non insomma, abbiamo avuto 4 palle gol clamorose nel primo tempo, una nel secondo tempo con Stefanazzi, 2-2 col portiere, poi siamo riusciti a fare il 2-1. Sicuramente sarà una bella partita, l'Olegio gioca a calcio, ha dimostrato di giocare a calcio, ha fatto anche molto bene per 70 minuti, poi comunque ci sta il caldo, la stanchezza, un attimino di calo di tensione, ci può stare, l'Omegna è venuto fuori, onore all'Omegna che secondo me ha fatto un ottimo finale di stagione, soprattutto seconda parte, se non sbaglio dovrebbe essere la terza forza del girone di ritorno, se non sbaglio i conti. Sono sincero, sarà sicuramente una bella partita, chi vedrà vederla si divertirà. Due belle squadre, sia l'Omegna che l'Olegio, che meritano di giocare il playoff. Casualità, vi riaffronterete domenica prossima. Certo che a 5 minuti dalla fine, quando non ha fischiato quel rigore su Elka, forse ti sei arrabbiato un po', non coi tuoi ma con l'arbitro. Sì, assolutamente, c'era un rigore netto per noi, però dopo siamo riusciti a raddrizzarla, merito ai ragazzi, sono contentissimo per loro, sono riusciti ad approdare i playoff, è un traguardo che se lo meritavano. Traguardo, come dici tu, anche a mio modesto avviso meritato. Adesso? Adesso andiamo a Leggio e ce la giochiamo alla pari, poi loro hanno 2 risultati su 3 e noi dobbiamo vincere per forza, quindi andremo giù per vincere la partita senza aver paura, però avendo rispetto di una signora squadra. Ecco, una nota, tanti giovani in campo, sia da una parte che dall'altra, tanti giovani che hai lanciato anche in prima squadra quest'anno, direi che la premiazione che c'è stata della Juniores, che ha vinto il campionato prima dell'inizio della partita, è forse il segnale migliore che può lanciare questa squadra, questa società per il futuro. Certo, l'intenzione della società è quella di valorizzare sempre i propri giovani. Quest'anno la Juniores ha fatto benissimo, ha vinto il loro campionato, gli allievi sono ai play-off e li giocheranno in casa, quindi direi che è stato un anno positivo, sia poi ci sono i Pulcini che hanno vinto anche loro qualche torneo, nei campionati si stanno ben figurando, è un anno positivo per tutta l'Omegna, speriamo che cresca ancora di più il nostro settore giovanile il prossimo anno e che ci consenta di avere altri giovani da portare in prima squadra. Allora, queste sono state le interviste di Victor Ganci e di Fabrizio Gherardini, che hanno commentato la partita e il raggiungimento dei playoff di Olegio e Omegna. Il gol dell'Omegna è arrivato al 90° con Job e ha suscitato le polemiche dell'altra squadra, società coinvolta nella lotta playoff, che è la Castellettese, che è arrivata a pari punti con l'Omegna a quota 55, è rimasta fuori per il discorso di sconti diretti, visto che era avvantaggiata appunto l'Omegna. Al terzo tempo, l'appuntamento che viene organizzato ormai tutte le domeniche al termine delle partite, dalle 18 in avanti al Caffè del Borgo da IM Calcio, con i quali tra l'altro organizzeremo il Gran Galà del Calcio, che sarà il Giardinetto di Pettenasco lunedì 11 giugno, quindi iniziate a segnare l'aperitivo sopra, certo, segnare la data. Dicevo, Pino Gallo ha rilasciato questa intervista che vi invito ad ascoltare bene, al collega amico Carmine Calabrese al Caffè del Borgo al terzo tempo di IM Calcio. Sentite le parole di Pino Gallo. Non è bastato, anche perché c'è stata un'altra partita che mutuamente, sapendo del nostro risultato al 36° del secondo tempo, io non credo che è una casualità che al 90° possono pareggiare. Cioè, mi puzza un attimino quella partita lì, tutto sommato. È stata comunque una stagione, quella della Castellettese, che definire positiva è dir poco. Dicevamo prima a microfoni spenti che difficilmente una squadra a 55 punti
non riesce a fare i playoff. Eh sì, il rammarico è giustamente quello, perché io non ho ancora guardato, ma credo che a 55 punti, da quando ci sono i playoff, nessuna squadra non è mai andata a fare i playoff, cioè almeno una partita nei playoff. Ai miei ragazzi non posso dirgli niente, perché hanno fatto un lavoro straordinario, mister, società, forse anch'io, pensando che abbiamo iniziato a lavorare a maggio, a costruire un intero, e ce ne siamo già parlati a volte, 17 giocatori nuovi, sfido qualsiasi società a arrivare dove siamo arrivati noi, è quasi impossibile sinceramente. Forse potremmente abbiamo pagato l'inizio di campionato quando abbiamo lasciato per strada qualche punto, ma ci sta. Però sinceramente oggi al 36esimo del secondo tempo, vedendo il risultato che c'era Omegna, ci abbiamo sperato. Poi io moltamente passo per una persona poco diplomatica, nel senso che se per diplomatico vuol dire essere leccaculo, io non lo sono, non sono mai sceso a compromessi con nessuno, sono una persona onesta sia fuori dal campo che in campo. Certe cose mi danno fastidio, perché a me è stato proposto di dare dei soldi per far sì che si vincesse una partita, quelle cose lì sono basse, io non scendo a quelle bassezze lì. Posso soltanto elogiare il Trecate, che è una squadra che era già nei play-out, sapendo di fare anche la partita dei play-out fuori casa. Vabbè, io vi dico che questi non ci hanno lasciato un centimetro di campo, ma è giusto che sia così, perché il calcio è bello così, perché se poi dopo ci sono quelle circostanze come capitano, sinceramente mi disinnamoro del calcio. Allora, parole forti di Pino Gallo. Ovviamente abbiamo anche chiesto una replica a Lomegna, certo, che mi ha risposto che la farà. La comunicazione ufficiale sarà domani sulla, sì, pagina Facebook e sul sito di Lomegna Calcio, alle parole dell'amico Pino Gallo. Mi immagino che succederà la fine del mondo, perché se non ho capito male, perché non si sentiva tanto bene, c'era un po' di casino nel bar. Pino Gallo dice abbiamo avuto non lo so cosa la richiesta di un premio a vincere. Non ho capito quella frase, capito lì, male, però no. Ha detto delle cose, una cosa del genere, no? E poi che è rimasto male per il gol al 90esimo segnato da Lomegna nei confronti dell'Oleggio. Beh, sono dichiarazioni, e Pino lo conosciamo da anni, è uno abbastanza sanguigno. Se pensa di, se ha delle prove, le deve portare, se no ne subirà le conseguenze. È tanto semplice. Se ha delle prove, ha ragione lui. Se lui dice io so per certo che quel gol lì l'hanno fatto fare, eccetera, ti porto un testimone che mi dice sì, gol l'abbiamo fatto fare, bene. Non accadrà mai questo. Appunto. Se no, buonanotte. Se no, e se porta anche quelli che gli hanno offerto il premio a vincere, dice è Tizio Caio Sempronio, poi dice i soldi, eccetera, vanno al Tribunale federale e partono le squalifiche. Questo si è sempre fatto. Non è, figurati se dovessi fare l'elenco dei premi a vincere di cui ho sentito raccontare. Ma io non raccontare. Ho mai capito, prima di Marco, i premi a vincere in Italia non è che sono accettati. Il premio a vincere, una volta, come tu sai, fino a 25 anni fa, le squadre di calcio avevano i premi. No, avevano dico lo stipendio e poi un premio, se facevi il risultato pareggio fuori casa. Il premio a vincere un'altra una squadra diversa dalla tua in Italia. No, non si può. Mentre in Spagna si può dare, in Spagna esiste. Qui non si può. Qui tu dai un premio. Se io ho bisogno che tu vinca, vengo e ti dico, di ai tuoi giocatori che se vincono gli do 10.000 euro, 5.000 per il pareggio in Lombardia quest'anno, un po' di settimane fa. Chiama anche te la Procura federale. Ti piacerebbe saperlo. No, chiama anche te la Procura federale. No, perché ormai faccio un esempio. Detto in Lombardia poche settimane fa. Ma faccio un esempio. Succede che io dico a te, di ai tuoi giocatori che c'è un premio a vincere per la partita tal dei tali. Il presidente o chi per esso della società va e dice, ragazzi, domenica c'è un premio a vincere. È legale o non è legale? Non è legale. Ok, Marco, sulle parole Pino. Io dico solo che in queste categorie qua, dove le società non hanno una lira, faccio fatica a pensare che vengano messi in palio dei soldi per delle situazioni. Poi io dico che il tempo, io capisco l'amarezza di, sì, certo, Pino Gallo, ma certo, dico che il tempo sistema tutto, sono le polemiche di tutte le fine stagioni,
di qualsiasi categoria, dove lì hanno fatto la torta e là si sono messi d'accordo. Però è evidente che l'Omegna... Poi capisco il dispiacere, il disappunto di l'Omegna chi sta dalla parte replicherà. Debole, però... L'Omegna replicherà. Ti dico già che l'Omegna replicherà duramente, perché su queste cose... teoricamente tu non puoi transigere, non puoi lasciarla passare. Avesse anche ragione, ma una società non le lascia passare. L'ha già annunciato che replicherà con un comunicato. Non si discute. Adesso non venirmi a dire che tu i premi a vincere non hai mai sentito parlare. Io fossi l'Omegna sceglierei la linea del silenzio. Ma no, io non poi esiste. Non sono l'Omegna, dunque. No, è un po' troppo pesante. Allora, silenzio, ne sono successe di ogni, sì. Anche a Verbania. Ancora. Nel senso che in settimana... anzi venerdì, questo comunicato della proprietà in cui di fatto ha esonerato, poi non effettivamente, ma è come se lo avesse fatto Antonio Talarico, magari aspettandosi le sue dimissioni che non sono arrivate, sono invece arrivate le dimissioni di Fausto Fenoglietti, ex direttore generale. Io oggi ho parlato con la proprietà, ho chiamato la proprietà, perché c'è qualche voce in giro di titolo che si vende, non si vende, la proprietà mi ha detto: noi l'anno prossimo faremo al 100% il campionato di eccellenza con un progetto nuovo, un progetto ambizioso. Quindi queste sono le parole ufficiali della città di Verbania, che aveva anche nel comunicato detto che avrebbe rispettato tutti gli impegni presi, come ha sempre fatto. Ovvero, ripeto, che i mancati rimborsi spese degli ultimi mesi sarebbero stati... Sì, questo è quello che fa fede a posi comunicati, abbiamo parlato prima. Qui c'è un comunicato ufficiale da parte Città di Verbania. Poteva essere gestita un po' meglio. Sì, lascia stare. Devo quindi dedurre che l'anno prossimo di nuovo ci saranno due squadre. Fusione, che si chiamano una Verbania e l'altra città di Verbania, addirittura nello stesso campionato. Sì. Siamo tornati da capo praticamente. Anche a Torino ci sono due squadre, dunque. Vabbè. Campionato di Serie A. Questa te la potevi risparmiare. Secondo me, cioè, l'ho sempre detto che io non ho mai creduto alle possibilità della fusione. Prendo perché visto che a Verbania la fusione non piace, hai visto una fusione con Cossogno, una battuta. Sai, non è passata neanche quella. No, sai che non è passata. No. Non è passata. No, quindi... Per quanti migliaia? No, per tante. Per tanto? Sì. Però questa non è la trasmissione. Io dico che... 15 milioni di euro in... Lascia stare, Roberto. Io dico poi che... poi siamo in par condicio, quindi... Ah già, perdono. Perché, dico che perché siamo in par condicio? Siamo in par condicio, punto. Non mi chiedere perché. Se siamo in par condicio, ci sono le elezioni a Villa d'Aosta, ci sono elezioni, siamo in par condicio, punto. Pardon. Marco? Io dico questo, che... Sinceramente i campionati si vincono di rado, dunque dovrebbero, per me, pensare a far festa allenatori, giocatori e società. Poi prima del 30 di giugno qualcosa capiterà. Adesso è il momento di far festa come a Stresa, perché poi i problemi cominciano. Arrivano dopo, incominciano. No, saranno già cominciati. Dunque in questo momento qua chi ha vinto deve far festa, e ti dico, ieri poi festa, se no abbiamo... doveva esserci, poi è stata annullata o in tono minore perché è venuto il classico diluvio, oramai non ci libera più nessuno. Se noi abbiamo la fortuna di vincere facendo i debiti scongiuri e lo spareggio, voglio che a Domo si pensi a far festa per il tempo che vorranno far festa. Poi un paio d'ore tu dici, sì, può darsi. Penserà, poi sarà guerra ancora. Poi si penserà a tutto il resto. Certo. Allora vediamo la sconfitta della città di Verbania contro il Ceversama. Della festa al Pedroli per il città di Verbania, che dopo la conquista matematica di sette giorni fa festeggia davanti al proprio pubblico. Nella gara vince il Ceversama Biella 2-1 in quel di Verbania, l'ultima gara del campionato. Andiamo a vedere le azioni salienti della gara. Ci prova Bini su punizione e respinge il portiere coi pugni. Ci provano poi gli ospiti all'ottavo con un diagonale di Bocca che termina di poco largo. Una bella azione del Verbania poco prima del quarto d'ora con Progni che tira alto. E bravo poi il portiere Cavadini in uscita nell'azione del Ceversama a uscire su Tara e a sventare la minaccia. Al 24esimo una girata di Bini viene messa in angolo, al 26esimo arriva il vantaggio città di Verbania, un angolo di Progni, spondere di Facchinetti sul secondo palo, Pecci non può sbagliare, mette la palla in rete. Ancora Verbania al 36 con un tiro di Progni a lato.
Al 39esimo si fanno vivi anche gli ospiti con un diagonale da parte di Curtolo che viene respinto dal portiere. Ancora occasione ospite al 41esimo, bravo a quadro a farsi spazio, a trovare il classico tiro a giro che si stampa in pieno sul palo. Ultima azione del primo tempo ancora delle città di Verbania con Progni che prova il tiro e sfiora la rete. Nella ripresa andiamo a vedere le azioni che hanno caratterizzato il secondo tempo della gara del Pedroli, con Acquadro che non trova la deviazione su un cross, al quinto cross di Dosso con Candela che nel tentativo di liberare rischia l'autorete, bravo il portiere del Ceversa Mabiella a respingere la conclusione del compagno che stava per finire in rete. Ci prova poi ancora Progni che calcia dopo un bel dribbling ma la palla termina alta. Al 20esimo si immola Pecci su un tiro di Corniati a botta sicura respingendo il tiro con la faccia. Al 23esimo arriva al pareggio su un cross innocuo. Ottina non si intende con il proprio portiere, dà la palla indietro di testa, la palla che finisce in gol. Al 28esimo ci vuole Bini con una punizione fuori di poco. Al 34esimo viene respinto dal portiere un tiro di Tonsi. Al 38esimo l'ultima occasione da gol, l'ultima occasione del match, è il gol che decide la gara. Sbaglia in disimpegno il Città di Verbania, a quadro dal limite dell'area non può sbagliare, sigla il 2-1. Finisce con il Città di Verbania che viene premiato con la Coppa per la vittoria del campionato di promozione che fa festa con i propri tifosi. Termina così 2-1 la gara del Pedroli per il Ceversama. Dunque, prima delle interviste abbiamo parlato prima di calcio mercato già in ottica allenatori con Brando Fiorenzuola, Gian Piero Erbetta torna in panchina a Legnano con Salese DS, giusto? Salese DS, sì, è già cosa fatta, se ne parlava già da un mese, è cosa fatta da un paio di settimane, qualcosa del genere. L'ho visto a Trino, l'ho guardato e gli ho detto, allora se è rimasto, ma non è rimasto tanto perché sa che le notizie di mercato, se vogliamo, le sappiamo anche noi. Ecco, è andato a Legnano. Le interviste di Città di Verbania, Ceversama. Arrivano. Parliamo della stagione, è stata una stagione direi straordinaria. Ecco, la domanda che ti faccio, visto che ti conosco da anni, che sapore ha per te vincere a Verbania? Eh beh, è un sapore particolare, come tu sai, la squadra della mia città, dove sono cresciuto, è la squadra che amo, quindi è un sapore particolare. Poi siamo stati veramente bravi, abbiamo fatto un anno incredibile, sono state tante soddisfazioni e abbiamo chiuso al meglio. Ecco Stefano, io tra i primi vedevo l'Accademia Borgomanero favorita ad agosto per questo campionato. Ecco, quando è stato il momento in cui avete capito che potevate vincere? Classica domanda che si fa, anche se forse era da farti 7 giorni fa. Ma guarda, noi eravamo già consapevoli comunque delle nostre forze, perché comunque già in estate sapevamo che potevamo fare bene, ci abbiamo sempre creduto, non abbiamo mai mollato, siamo stati veramente bravi. Tornando alla gara di oggi Stefano, avete fatto un gol, avete creato diverse occasioni, poi un'autorete, 2 errori difensivi per 2 gol del Ceversama, ecco, però avete giocato comunque una buona partita, quello che penso che da 2 anni a questa parte voi facciate sempre, cioè cercare sempre di giocare, poi potete vincere, potete perdere, diciamo che negli ultimi 2 anni avete vinto spesso. Sì, sicuramente spiace perché era una sconfitta in casa, non arrivava da 2 anni. Pazienza, il calcio è questo, comunque abbiamo fatto una buona prova nonostante un po' di defezioni e sono comunque soddisfatto, siamo stati bravi comunque, dai. Un'ultima battuta che ti chiedo, hai detto prima, ecco, la partita forse è il momento della svolta, magari per la squadra e per te può essere stato quel gol in extremis a Lomegna, anche se poi magari di punti di svolta ne avete avuti tanti, anche la vittoria è andata col Borgomanero. Sì, sicuramente quella è stata una partita molto importante sia per me che per noi, ma anche la vittoria a Valdengo su un campo ai limiti della praticabilità, abbiamo ribaltato una partita dove siamo stati eccezionali. Poi sai, comunque mancava ancora tante partite, loro hanno perso qualche punto, noi siamo sempre stati bravi, così è il calcio. Una partita gradevole grazie alla... alle qualità del Verbania, che poi comunque forse non aveva più grandi motivazioni, però insomma noi ci abbiamo messo l'anima e alla fine sono contento con questi ragazzi che quest'anno hanno passato un'annata a dir poco travagliata, meritavano questa soddisfazione, ecco, in parole povere, per cui
Ecco, mister, quanto è stato importante, visto che è stata una data travagliata, aver raggiunto la salvezza all'ultima giornata, quanto è importante rimanere in categoria? Sì, per questi ragazzi ritengo sia che equivalga alla vittoria di un campionato, perché salvare la categoria veramente sono stati veramente bravi, un grande gruppo, un grande spogliatoio, non si sono mai persi d'animo nemmeno nei momenti più difficili, per cui sono veramente contento per loro. Ecco, mister, non so se sei d'accordo con me, tornando alla partita di oggi, sotto 1-0 avete rischiato 2 o 3 volte di prendere il 2-0, ma siete stati poi fortunati in occasione dell'autogol e poi sì, avete trovato il gol dell'1, però è stato bravo il portiere 2 volte di fila Subini, se non ricordo male, nel giro di un minuto a salvare. Sì, sì, è stato bravo il nostro portiere nel momento cruciale della partita, sì. Sì, è vero, ci sono state 2 o 3 occasioni dove potevano fare meglio, però mi sembra che anche noi nel primo tempo non è che abbiamo scherzato, certo, voglio dire, sì, anche il doppio palo, insomma, poi un paio di occasioni dove non siamo stati bravi noi, onestamente, per cui sì, loro alla prima occasione ci hanno castigato, però insomma conosciamo il valore della squadra, ecco, perciò va bene così. Un'ultima cosa che gli chiedo, mister, proprio fine anno è sempre tempo di bilanci, come già parlava prima, salvezza acquisita, perciò penso sia un bilancio positivo il vostro. Sì, assolutamente sì, bilancio positivo, sì. Per quanto riguarda la squadra, sì. Però veramente io ci tengo a sottolineare complimenti al gruppo. Dunque, stavamo già facendo il fantamercato degli allenatori. Ne abbiamo già cambiati 5-6. Sì, sì, dalla Serie D. No, parliamo solo di Serie D ed Eccellenza. Ed Eccellenza, sì. Vabbè, una cosa certa è che il mio amico Alberto Rizzo rimane all'Aigreville, perché è stato confermato ufficialmente dalla società. Mi spiace, perché mi servirebbe per una partita domenica, se avesse voglia di fare ancora una partita magari. Ah, là davanti, perché là davanti, sì. Ah, vorrebbe farlo giocare. Sì, no, in panchina vado ma via. Ha già dato quell'anno col Verbagna. Qualche gol lo ha fatto. Quando era nel Castellammonte. L'Accademia, che ha vinto ieri a Briga, non farà il primo turno playoff, bene, direttamente in finale di Coppa che si gioca mercoledì a Gassino. Peccato che non permetta più la risalita automatica. Lì secondo me è un errore. Grande peccato. Lì è un errore, nel senso che era bello per quello la Coppa Italia, perché dava appunto la possibilità. Poi possiamo discutere sul fatto che uno debba arrivare primo dopo 30 giornate e salire. Magari c'è una via di mezzo, chi vince la Coppa passa già all'ultima fase dei playoff, possiamo dire, perché la diatriba era quella. Da una parte. È un pelino più difficile quel discorso lì, però comunque credo che secondo posto in campionato, playoff, finale di Coppa Italia, se mai l'Accademia decidesse di fare una... Ma poi se mi sembra che nei playoff la prima salga di diritto o la seconda, adesso non... però se anche facesse una domanda di ammissione, assicuro, credo, certo, che sarebbe la prima della lista. Comunque, sempre, scusa, che Marco, loro l'anno scorso non hanno voluto valutare quell'ipotesi lì, magari non la vogliono valutare. No, credo che quest'anno la faccia. Bisogna fare i conteggi. Se non dovesse arrivare sul campo, credo che ci sarà la domanda di ripescaggio. Si parte dal fatto che ci sono state 2 retrocessioni dalla D all'Eccellenza in Piemonte, giusto? Sì, Castellazzo e Tortona Per adesso, speriamo che non ne succedano altre. Non sì, mi pare. Perché il Casale mi sembra che abbia qualche... Facciamo il tifo per il Casale, certo, teoricamente. Sì, però è chiaro. Ti dico, a oggi c'è già una carenza d'organico. Sì, c'è una carenza. Che è la Denso, che non si iscrive e ha annunciato che comunque, non cede il titolo a nessuno. Ci sarebbe comunque un altro posto ancora, se sono solo 2 le retrocesse. Sì. Dunque, quindi cioè, è chiaro che 2 o 3 posti per i ripescaggi, secondo me, sempre che l'estate non porti disgrazia a nessuno, per carità, 2 o 3 posti comunque ci saranno. Vediamo l'Accademia con il Briga, la vittoria in rimonta di ieri. Va all'Accademia Borgomanero il derby della Gogna. Con questo di risultato la squadra di Bonan si guadagna la possibilità di saltare il primo turno dei playoff. Per il Briga una partita che non aveva nulla da dire se non appunto il significato di un derby. Partita ricca di occasioni soprattutto nella prima frazione di gioco. Alla 15ª occasione per i padroni di casa. Difesa dell'Accademia colta di sorpresa, palla dalla sinistra per Minniti. Controllo in aria e tiro, Piras è pronto e in tuffo mette in angolo.
Al 26esimo la risposta dell'Accademia. Sugli sviluppi di un calcio di punizione da tre quarti offensiva, palla per Di Iorio che da posizione defilata trova l'angolo alla destra di Bacin. Palo interno e palla che finisce fra le braccia del portiere. Al 28esimo i padroni di casa passano in vantaggio. Gran palla di Gessa a scavalcare la linea dei difensori per Briolia che in area di rigore batte di prima intenzione e supera Piras in uscita. Immediata la reazione degli ospiti. Al 32esimo tiro di Giovagnoli dal limite, bella risposta di Bacini in tuffo. Il pareggio però è maturo e arriva al 36esimo. Poletti raccoglie palla sulla tre quarti, controlla e scarica un destro preciso che si insacca nell'angolo alla destra per Di Bacini. Al 43esimo rigore per l'Accademia Borgomanero. Palla in area di rigore per Alessandro Antonioli. Penariol lo tocca mentre questi stava raggiungendo il fondo. Calcio di rigore. Sul dischetto va poi palla a mezza altezza che si insacca alla sinistra di Bacini. Nella ripresa la prima occasione è dell'Accademia Borgomanero al 7esimo. Calcio di punizione dal limite di poi in posizione defilata sulla destra. Palla a scavalcare la barriera ma che si stampa sulla traversa. Al 9esimo il gol che chiude la partita. Azione condotta da Poletti sulla sinistra, ingresso in area di rigore. Palla per Secci all'altezza del dischetto. Palla che si insacca alla sinistra del portiere. Al 35esimo protesta il Brigo. Fallo in area di rigore, Accademia piuttosto netto. L'arbitro lascia proseguire in favore di Briolia, ben piazzato, che calcia però a lato. Avendo concesso il vantaggio, l'arbitro non ritorna sui suoi passi. Al 30esimo occasione Briga, bella azione sulla sinistra, palla in aria per Minniti, bella girata di destra, alta di poco. L'ultimo brivido della partita arriva al 37esimo quando l'Accademia Borgomanero resta in 10 per un fallo di Terzi già ammonito su Gessa, secondo giallo per lui. Il derby della Gogna finisce per 3-1 in favore dell'Accademia Borgomanero. Allora andiamo in pubblicità, poi le interviste dell'Accademia e chiudiamo con il Dormeletto. Prima però l'ultimo, secondo e ultimo blocco pubblicitario. Allora, eravamo in debito con le interviste di Briga Accademia, sentiamole ai protagonisti, ai microfoni di Maurizio Ferlaino. Una degna conclusione di questa bella stagione, una partita che avevate iniziato per il meglio, poi però non si è conclusa per il verso giusto. Ma sì, noi diciamo che sapevamo che eravamo salvi, volevamo fare bella figura contro questa squadra, penso che per un tempo e mezzo l'abbiamo fatta, poi dall'altra parte è chiaro che ci sono dei giocatori che fanno la differenza e la partita è andata in questa maniera. Niente da dire ai ragazzi, un plauso a tutti quanti, complimenti al mister e alla squadra perché hanno onorato il campionato fino in fondo, probabilmente eravamo un po' corto di batterie diciamo, perché quando si gioca un campionato tirato per determinati obiettivi poi si paga alla fine. Penso che siamo calati un attimino fisicamente negli ultimi 20 minuti, 25 minuti, però tutto sommato siamo tranquilli, contenti, abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere e per il resto va bene. Si parla già di programmazione, che stagione ci si dovrà aspettare per il Briga? Avete già avuto modo di incontrarvi, parlare? No, guarda, assolutamente no, anche se girano parecchie voci, però non abbiamo ancora deciso niente, penso settimana ci troveremo, valuteremo il da farsi. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo anche l'anno prossimo, vedere magari di alzare l'asticella e per il resto un augurio al Borgomanero, perché non penso che questa sia la categoria che gli compete. Borgomanero, Verbania, Omegna sono altre le categorie, lasciatecele fare a noi queste categorie che sono per noi già un grosso obiettivo. Una partita che dà tre punti all'Accademia Borgomanero importanti, anche perché così consente di saltare il primo turno dei play-off e di guardare con più tranquillità magari alla partita di mercoledì con la finalissima della Coppa. Sì, l'obiettivo di questa partita era proprio quello, di cercare di guadagnare una settimana di riposo dopo la fatica di Coppa Italia. Ne abbiamo bisogno, siamo a una fine stagione dove tutti sono logorati, noi forse qualcosa di più perché abbiamo giocato un po' più partite degli altri, siamo un po' corti con la rosa in questo periodo e quindi era fondamentale cercare di cogliere questa opportunità. L'abbiamo fatto con una buona prestazione, secondo me, una partita dove il Briga non ha regalato niente, ha dimostrato che ha assolutamente disputato una buonissima stagione e aveva anche oggi la voglia di fare la partita. È stata una partita tirata dove noi abbiamo forse dovuto, dovevamo concludere il primo tempo
con un vantaggio maggiore per le occasioni che avevamo avuto, ma abbiamo anche rischiato qualche volta perché la pericolosità degli attaccanti del Briga quando può giocare in campo aperto, lo sappiamo, è notevole. È stata una partita utile anche per mantenere alto il tono agonistico in vista di questi appuntamenti prossimi, che saranno tutti dentro o fuori e quindi saranno importanti, sarà determinante la testa con cui li affronteremo e la determinazione con cui giocheremo. Sulla partita di mercoledì, che partita si aspetta? Una finale, ci sarà tanta voglia anche per portare in bacheca un trofeo che, anche se svuotato dai valori, ha comunque una valenza di prestigio per tutto il calcio di casa nostra. Sì, per noi è sicuramente un appuntamento importante, ci siamo arrivati con merito e con buone prestazioni e vogliamo finire il meglio possibile. Incontriamo una squadra che conosciamo poco e che da 3-4 settimane sta preparando questa partita, perché in campionato ha rinunciato quasi a giocare essendo in una posizione di classifica buona, tranquilla, ha salvaguardato i giocatori per loro più preziosi da eventuali squalifiche e infortuni. Mira ad esclusivamente a questa competizione perché è un prestigio, l'hanno vinto l'anno scorso quella di prima categoria, vorrebbero fare il bis con quella di promozione, quindi una squadra molto concentrata, molto determinata e che si sta preparando non avendo dovuto spendere energie in più come abbiamo dovuto fare noi, che fino a domenica scorsa ci siamo giocati il campionato, oggi volevamo fare il risultato perché dovevamo cercare di non fare il primo turno playoff e quindi avranno il vantaggio di essere sicuramente più freschi fisicamente, mentalmente giocheremo alla pari. Comunque la soddisfazione del presidente Ottone, perché il Briga ha fatto una ottima stagione, 8º posto, credo che sia uno dei migliori risultati in assoluto per il sodalizio novarese, e come diceva prima Marco, l'augurio è che l'Accademia possa arrivare in eccellenza. O di Riffe o di Raffe. Ecco, perché insomma la società, la città lo merita. Ed era quello che abbiamo detto sin dall'inizio, che salissero tutte e due, buonanotte. A secchio. Anche se, io vi dico, ieri sono andato a vedere, prima di andare a vedere Trino, sono andato a vedere Fulgor Valdengo Sparta. Al di là che io sono sempre legato un po' alla Fulgor Valdengo perché ho passato tanto tempo lì, una bella squadra Fulgor Valdengo, ieri ha fatto una partita... Cosa c'entra Fulgor Valdengo? No, che tutti davano ovviamente come favoriti Accademia, Verbania, ma altre squadre tipo Omegna, Fulgor Valdengo... Certo. È un campionato. Scusami, di un flash, livello prima di arrivarci l'ultimo. Buono. La Bielese la fa domanda di ripescaggio? Dicono, tutti dicono di sì, poi... Rimane Braghini, quello è già ufficiale. Rimane Braghini, sì. Il nuovo responsabile tecnico, direttore tecnico è Peritore. Quindi... Posso dire la mia su questo? Sì. Sono preoccupato questa sera. Questa è tranquilla. Non fargliela dire. Possono fare domande di ripescaggio e per l'amicizia che mi lega tantissima gente e per il rispetto che mi lega tantissima gente di Biella, sarei contento se le ripescano. Io però credo di no, e se mi sbaglio meglio, e penso che però la favorita dell'anno prossimo dovrà essere la Biella. Ah, pensavo molto peggio. No, l'ultima partita, il 7 bello del Dormelletto contro il Fomarco, Daniele Bagnati, poi l'intervista e chiudiamo. Nella giornata di addio al calcio giocato di Pagliotta, il Dormelletto saluta il campionato dilagando per 7-0 contro il Fomarco. La situazione si sblocca dopo 5 minuti di gioco, con Sacco che fa partire un diagonale imparabile per Savoini. Passano 5 minuti e il Dormelletto raddoppia con un super gol proprio di Pagliotta, che servito da Sacco beffa con un preciso pallonetto Savoini. Al quarto d'ora Moretti lancia rete Sacco, il controllo è buono, la conclusione fuori misura. Continua il monologo dei padroni di casa, Pagliotta per Sciarini, battuta potente ma che termina sul fondo. Alla mezz'ora, triangolo, Sciarini, Vezzù, Sciarini, con la conclusione dell'ex Arona che termina sopra la traversa. Il Fomarco ci prova con Mariano, la sua sventola termina sul fondo. Al 40esimo il tris è servito, Sacco serve Vezzù che dribbla il portiere e mette in rete. Passano 2 minuti dall'inizio della ripresa, il Dormelletto cala il poker con Moretti che ribadisce in rete una corta respinta di Savoini. Dormelletto vicino alla 5-0 al settimo, Vezzù per Sacco che infila, ma l'arbitro annulla per fuori gioco. 30 secondi dopo il 5-0 in realtà con lo stesso Sacco che beffa Savoini. Al 20esimo arriva anche il gol del 6-0 a timbrarlo, il solito Vezzù.
a 5 dalla fine dell'oro, cerca il gol della bandiera, Viscio si oppone al 90esimo, arriva anche il definitivo 7-0 grazie a Murabito che trafigge il neoentrato Carminati. Anche l'intervista di Ormeletto Fomarco, poi Roberto cosa vuoi dire? Cosa c'è? Voglio dire che speriamo che non retroceda il Novara. Vabbè, certo. Non possiamo dire come augurio, manca una partita e mi sembra che sia decisivo. Certo. Venerdì. Se no dicono che vogliamo del male a tutti. A questo, quell'altro, invece noi vogliamo bene a tutti. Okay. Quelli che non si comportano tanto bene. Tutti possiamo... no, perché... Tutti beh, no. Però Roberto... Tutti no, ma quasi. Tra Novara e Entella, che mi sembra le due predestinate lì a... ai play-off. O ai play-out o alla retrocessione. Una retrocessione diretta data fra i play-off. Presumo che da buon piemontese... Ma non c'è dubbio. Cioè, stai a scherzare. Il Novara deve essere nei tuoi cuori. Però io ho cuore. Sentito gente, adesso te lo dico. Ecco perché volevo fare questa battuta. Siamo in ritardo, vai. Sì, volevo fare questa battuta sul Novara. Ho sentito gente dire: dai, 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 Gozzano, vinciamo che l'anno prossimo retrocede il Novara, retrocede la Pro Vercelli, fanno la seconda squadra della Juventus, eccetera. Guarda che bel campionatone che facciamo. Vabbè, ma quello vabbè, il tifoso può dire quello che vuole. Le interviste di Ormeletto Fomarco. Ormeletto, ampiamente promosso. Grazie, era una festa perché. Prima di tutto c'era la fine della carriera di Pagliotta, che per me in queste categorie è un grandissimo giocatore e ci sto male perché sembra proprio convinto a smettere. Abbiamo onorato il campo, i ragazzi sono impegnati per fare bella figura, le ultime uscite non erano state così buone, però li giustifico perché è stato un anno travagliato a causa di tutti gli infortuni che ha avuto, quindi sono arrivati in fondo un po' scarichi, diciamo. Una volta raggiunto l'obiettivo della salvezza era difficile tenerli ancora sulla corda. Comunque superata quota 40, chiudete a 42, chiudete al settimo posto. Con tutti gli infortuni, con le sfortune che ci sono state, una stagione, come dicevamo, estremamente positiva. Sì, sì, siamo contenti. Certo che uno vorrebbe fare sempre di più, però comunque va bene così, ecco. Ultima partita di campionato, anche ultima in carriera? Sì. Confermo. Ultima giornata conclusa anche con un grande gol. Sì, sono contento di aver concluso la mia carriera tra i dilettanti con questo gol e adesso spazio ai giovani. Come dicevamo, l'ultima partita è anche il giorno dei ringraziamenti. Hai dei ringraziamenti in particolare da fare a qualcuno? Devo ringraziare per prima cosa mia moglie, che mi ha sempre seguito in questi anni, sia da fidanzata che da moglie. E poi ringrazio in generale tutti i miei compagni, dai primi anni quando ero ancora giovane fino ad oggi. Insomma, tutti i miei compagni che mi sono stati compagni di avventure, sia nel bene che nel male. Ma gioca martedì, gioca... Stavamo parlando anche dell'Alessandria adesso, parlavamo del Mocagata. Un'altra squadra che torna, questa torna davvero. Certo, no, purtroppo. Perché chissà che non possa andare in Serie B, però siamo overbooking, oltre. Siamo oltre. Dai, ringrazio Roberto Cominoli, grazie Roberto. Grazie a te, buonasera a tutti. Ecco, mi toccherà il minimo 10 telefonate dopo ma la tua perché, parola. Ma perché ti devono chiamare, per che cosa? Cosa ho detto di tanto strano per doverti chiamare? No, beh, qualcosa hai detto. Grazie a Marco Mellano, grazie Marco. Buonasera a tutti. Mentre parlavate è nato un fioretto, però i fioretti non si dicono. Non si dicono. Infatti. No, non mi ammazzate. Perché te sei un po' discolo. Dunque, mamma mia, vabbè. Un po' ci vediamo lunedì prossimo alle 20:35 qui con Dilettanti per dire.